perché come tutti quanti noi sappiamo la campagna elettorale è in pieno svolgimento e quindi è giusto andare avanti con le nostre proposte e anche con quello che è stato il nostro programma realizzato in questi ultimi 5 anni. Prima di me parlerà questa sera Fabio Amore. Cari Ruggentesi, buonasera. Per chi non mi conosce, mi chiamo Fabio Amore, ho 40 anni, risiedo e vivo stabilmente in via Terranzano. Sono sposato da 11 anni e ho 2 figlie. Sono oramai 23 anni che servo il mio paese, arruolandomi all'età di 17 anni, prima come volontario dell'esercito italiano per poi transitare nella benemerita Arma dei Carabinieri. Questa esperienza professionale e soprattutto di vita ha permesso di accrescere in me il senso del dovere e il desiderio di mettermi con determinazione a servizio degli altri. La mia candidatura nasce da un lungo periodo di riflessione, durante il quale ho avuto modo di avvicinarmi alla politica della nostra invidiata realtà. Ed in particolare ho constatato come l'impegno, la determinazione, ma soprattutto l'amore per le proprie radici sono gli unici elementi per ottenere risultati straordinari come quelli che sono già sotto gli occhi di tutti. Oggi la nostra Tuggenta vive un momento di slancio e noi dobbiamo, con la nostra capacità e il nostro impegno, proiettare la nostra comunità verso nuovi traguardi, non facendoci sfuggire tutte le opportunità che ci vengono proposte sul piano regionale e nazionale. Bravo, bravo, bravo! Mi riferisco in particolare al piano nazionale di ripresa e di resilienza. Questi fondi che l'Europa mette a disposizione in conseguenza dell'emergenza sanitaria planetaria e che non ha risparmiato neanche la nostra comunità, dovranno essere intercettati, programmati e sviluppati per rendere Tuggenta, nel solco di quello che già è stato fatto in questi anni, una comunità green, più sicura, capace di attrarre forza lavoro, capace di garantire ai giovani la loro permanenza qui e per gli anziani la possibilità di trovare tutti i comfort necessari. Bravo! Questa è la sfida di questo gruppo, capeggiato dal candidato sindaco Clemente Di Cerbo, che saprà impegnarsi con la nostra collaborazione per rendere tutto ciò realizzabile. Inoltre, questo gruppo è fattivamente intenzionato ad impegnarsi per rendere Tuggenta più sicura, mettendo in campo un efficace sistema di videosorveglianza, mediando installazione nei punti strategici del territorio di telecamere dotate di sistema di lettura targhe, capaci di dare importanti spunti info-investigativi alle forze di polizia, ma soprattutto per garantire un'azione di prevenzione, nonché di repressione dei reati in genere ed in particolare dei reati predatori e alle truffe ai danni degli anziani, tema a me particolarmente caro. Bravo! Spinto da queste prospettive ho deciso di mettermi in gioco, ma soprattutto di pormi a disposizione della mia comunità per dare il mio fattivo contributo affinché si possa realizzare tutto ciò. Tuggentesi, non sono un politico, non ho esperienze pregresse in questo campo ed è proprio per questo mi sento di garantire che la mia candidatura non si basa su promesse realizzabili, ma sul concreto impegno a difendere e a rappresentare in ogni occasione i miei concittadini ed a fare tutto il possibile per risolvere le problematiche che mi verranno prospettate. Sono fermamente intenzionato a svolgere i miei compiti con rettitudine, integrità, onestà e trasparenza,
principi con i quali sono cresciuto e che ho consolidato grazie alla mia all'esperienza professionale, per garantire una presenza costante e propositiva nelle iniziative che saranno intraprese. Ritengo doveroso chiarire ai cari cittadini lugentesi a cosa sono tenuti i consiglieri comunali, quali sono i loro compiti, ma soprattutto a chiarire a chi devono rispondere del loro operato e del loro incarico. Ebbene, in merito è opportuno informare che sulla scorta delle normative vigenti, ovvero il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non emerge nessun obbligo gerarchico o di subordinazione con il sindaco. Anzi, da come sancito da questa norma ed in particolare dall'articolo 42, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, nonché a presentare interrogazioni e mozioni. Hanno diritto ad informarsi di quanto è oggetto di votazione, acquisendo dagli uffici preposti tutti gli atti per avere le necessarie informazioni, per fare le loro opportune valutazioni e quindi di votare in sede di consiglio con consapevolezza degli argomenti trattati. Pertanto chiedo a tutti voi di scegliere con serenità e convinzione da chi vorrete essere rappresentati, perché è fondamentale per il futuro del nostro paese. Questi ideali, con questi ideali e con questi propositi mi presento a voi tutti come candidato consigliere nella lista civica numero 1 per Dugenta, a sostegno del candidato sindaco Clemente Di Cerbo, che si è già dimostrato in questo mandato un'incontrovertibile garanzia per il concreto impegno e raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati a favore dei cittadini dugentesi, capacità riconosciuta anche dei comuni limitrofi. Bravo. Per questi motivi chiedo a tutti voi di votare e far votare la lista civica numero 1 per Dugenta e di dare voce alla vostra espressione di voto, perché convinto che questo gruppo sia la scelta appropriata per il bene di tutti. Grazie. La parola al presidente del Consiglio Comunale uscente, Cervo Vincenzo. Buonasera a tutti. Vi ringrazio per la presenza massiccia di questa sera e come al solito non avete fatto mancare nemmeno stasera la vostra vicinanza al nostro gruppo. In questi 5 anni infatti abbiamo sentito molte volte il calore vostro vicino a noi, che ci avete guidato e date le indicazioni affinché la nostra strada fosse facilitata. Voglio dire alcune cose. Prima di tutto, ieri sera ho ascoltato i nostri amici che si trovano nell'altra lista e logicamente, secondo me, hanno detto molte inesattezze. Cioè, questo io ho avuto qualche difficoltà a riconoscere il nostro comune, il nostro paese, le nostre comunità in ciò che hanno detto loro. La prima cosa che mi è venuto proprio alle orecchie, essendo io un tecnico agricolo da circa 40 anni, quindi sto sul territorio, questi hanno detto che nel nostro comune l'agricoltura è quasi inesistente e questa cosa forse lo hanno affibbiato a noi, che in questi 5 anni l'agricoltura l'abbiamo proprio azzerata. A me mi risulta che su 26 km quadrati del nostro territorio ad oggi non c'è nemmeno un metro quadrato di terreno che è incolto, escluso diciamo la questione che voi conoscete di Torre Cai per questioni legate a questioni legali e così via, qualche altra piccola cosa, ma per il resto noi abbiamo un'agricoltura sul nostro territorio che dobbiamo andare fieri, perché noi partiamo dal fiume Volturno fino ad arrivare alla zona alta delle Torre, dove non c'è, come vi dicevo prima, un metro quadrato incolto. Noi abbiamo dei comparti produttivi qua, che questi signori forse gli sfugge, abbiamo il comparto bufalino che sta prendendo piede e che non a lungo arriverà anche qualche altra azienda che investirà sul nostro territorio. Noi abbiamo sul nostro, il nostro comune, insieme ad altri comuni, ci tengo a precisare, Dugenta, Amorose e Limatoli, fanno parte della DOP Mozzarella di Bufala.
Quindi per la provincia di Benevento solo questi, solo ed unicamente questi tre comuni fanno parte della DOP Mozzarella di Bufala. Oltre a questo abbiamo un comparto bovino che è stato sempre il nostro fiore all'occhiello, per non parlare proprio del comparto ortofrutticolo. Noi abbiamo una famiglia qui che lavora sull'ortofrutta da tre generazioni, oggi siamo alla terza generazione e non sono secondi a nessuno, ve lo posso garantire. Oltre a questo abbiamo anche il comparto vivaistico, sempre lo stesso, un'azienda che da diverse generazioni lavora qui nel nostro comune e che la stessa cosa, quindi non ha alcuna difficoltà. Abbiamo il comparto viticolo, quindi abbiamo la DOC, ad hoc Sannio, abbiamo diverse aziende oggi proprio in questo periodo si accingono alla raccolta, quindi stanno procedendo a raccogliere il proprio prodotto. Abbiamo il comparto olivicolo, come dicevo, la zona alta delle Tore. Si stanno avvicinando molti agricoltori, molti nostri amici, al comparto della cornicoltura, che sarebbe le nocciole per intenderci. Quindi hanno fatto dei nuovi impianti, hanno fatto degli sforzi economici e stanno andando bene quindi questi agricoltori. Oltre a parlare ancora della tabacchicoltura, che comunque c'è un residuo, ma comunque regge. E non ultimo la cerealicoltura. Noi abbiamo dei cereali che sono proprio ottimi, soprattutto il grano duro, che si presta quindi per il nostro panico che tutti i giorni consumiamo, la pasta e così via. Quindi diciamo, penso che questi amici non sono molto molto attenti. Un'altra cosa che volevo dire, a loro sfugge i problemi che hanno gli agricoltori, mentre questa amministrazione, vi posso garantire che è stato sempre vicino al mondo agricolo, nella mia persona ma anche nella persona del sindaco. E non da pochi giorni noi abbiamo un problema molto molto grave, che è il problema dei cinghiali. Il problema dei cinghiali è un problema di Dugenda, ma come un problema della provincia di Benevento, della regione Campania, dell'Italia e forse anche della comunità economica europea. Quindi la ragione per cui noi abbiamo preso tutte le dovute precauzioni. Noi abbiamo fatto qualche mese fa, abbiamo fatto un convegno dove hanno partecipato circa 300 persone. Abbiamo invitato delle persone quotate a livello nazionale e internazionale del settore e abbiamo tenuto qua il rettore dell'Università di Benevento, insieme al suo vicerettore e insieme a due docenti della Facoltà di Ingegneria, dove oggi stanno lavorando tutti quanti insieme. Abbiamo fatto un protocollo d'intesa dove per cercare di trovare dei dispositivi che allontanano questi ungulati dalle colture di pregio e soprattutto dalle strade, perché voi sapete che questi stanno provocando anche grossi incidenti. Da noi per fortuna ancora no, ma in altre realtà ci sono stati incidenti di una certa rilevanza. Oltre a questa cosa qua che vi volevo dire, noi abbiamo fatto, messo in atto, perché le aziende sono venute da noi al comune e il sindaco, che ha firmato lui, ha mandato una missiva agli organi competenti, che sarebbe la regione, e la regione ha preso atto di questa nostra comunicazione. Quindi abbiamo fatto dei recinti elettrici intorno ai campi di mais, perché questa cosa si è sviluppata e venuta fuori con molta veemenza nel periodo luglio-agosto, quando logicamente i campi di mais stanno proprio nel pieno della loro produzione, quindi stanno nella fase quindi piena. E a quel punto noi abbiamo recintato circa 30 ettari di superficie qui a Dugenda con la rete, quindi con il filo elettrificato, e abbiamo avuto un discreto risultato. Abbiamo fatto oltre a questo, sempre dietro la richiesta quindi dei nostri agricoltori, abbiamo messo in campo dei cacciatori specializzati, quindi dei cacciatori che hanno partecipato a un corso e successivamente quindi loro sono state abilitate per diciamo contenere questa specie che crea problemi, come diceva, alle colture e non anche ai centri abitati in alcune realtà. Noi stiamo mettendo anche in essere dei corsi per cacciatori selettori e in più vi dico che proprio in questi giorni, precisamente il 29 settembre, con decreto dirigenziale numero 296 della Regione Campania, è stato quindi inserito anche Dugenda, che ha una sua squadra di cacciatori per contenere, non per diciamo togliere questa specie, ma per contenere perlomeno nei limiti ammissibili dalla legge
il numero di cinghiali che possono essere presenti sul territorio comunale. Quindi queste sono le cose che volevo dirvi. Un'altra cosa importante, quindi passando, è delle cose, come dicevo, un po' inesatte, è stata la questione che noi abbiamo speso 9 milioni di euro per quanto riguarda la viabilità rurale, la viabilità comunale, che secondo loro non andava fatta, bensì andavano realizzate, quindi calci di tennis, palestre, piscine e tant'altro. A questi signori io vorrei ricordare che noi, quando ci siamo insediati 5 anni fa, noi non abbiamo trovato niente. Noi abbiamo trovato, se loro ci tengono tanto allo sport, noi abbiamo trovato un campo di calcio che era un pezzo di terra con una rete metallica intorno e abbandonato al suo destino, ma da anni. E vi dico di più rispetto a questo campo di calcio, poiché io sto da un po' di anni, quindi, nell'amministrazione comunale, anche quando ero minoranza e qualcuno di loro era maggioranza ed era assessore, gli tengo a precisare che portavano quasi ogni tanto la manutenzione di questo campo, fatidico campo di calcio, e dove sono stati spesi un bel po' di soldi sulle carte, che secondo me in San Paolo ci andiamo quasi vicino. Okay. Per non parlare poi della viabilità rurale. La viabilità rurale noi 5 anni fa l'abbiamo trovata in ginocchio. Io e il signor sindaco che è qua a fianco a me, noi siamo stati attaccati e poco meno quasi malmenati da un nostro concittadino che a casa sua non poteva arrivare il camion per il latte, per ritirare il prodotto, non poteva andare il camion per quanto riguarda per i mangimi, per il fieno e così via. Quindi presso la sua abitazione non si ci poteva arrivare. Noi ci siamo portati là e in realtà era così, cioè con la macchina avevamo qualche difficoltà, figuratevi poi che il camion. E la stessa cosa, noi andiamo a vedere sulle delibere, là stava messo che questa via, vi dico anche il nome, Pozzo Vallone, se vi dice qualcosa, questa strada era stata mantenuta, ma quasi ogni pochi mesi, ogni 4-5 mesi veniva rispolverato un po' di asfalto. Ma là non avevano visto una goccia di asfalto da anni, da quando forse è la prima volta che il nostro figlio aveva fatto la prima comunione, secondo me. Vabbè, questo è un poco, diciamo, le nostre cose di... Quello che vi voglio dire, mentre, che questa amministrazione, cioè la nostra squadra, ha messo un processo di cambiamento in atto nel nostro territorio. Questo cambiamento che è venuto fuori proprio con la prima cosa, voi sapete, che di una comunità affinché si possa sviluppare è la viabilità. Se noi non abbiamo la viabilità, le merci come camminano, come si muovono, che cosa fa? Io la mattina vedo, no? Quando mi alzo alle 6:30 di mattino e apro la finestra, vedo le macchine, vedo i trattori, i camion, tutti che sfrecciano sulle strade, che si portano sul posto di lavoro, giustamente, padri di famiglia che vanno a lavorare. Ma se noi abbiamo una viabilità, che scusate il termine, fa schifo, cioè come questi si possono muovere agevolmente sul nostro territorio? Quindi questo è un primo cosa. Poi la cosa importante che logicamente noi questo cambiamento lo dobbiamo sviluppare, e come lo stiamo sviluppando logicamente, nel rispetto dell'ambiente, dell'ecosostenibilità, e che questo cambiamento, la cosa più bella, come dicevo pure il sindaco l'altro giorno, ci viene riconosciuta dalle comunità vicine. Noi, se noi parliamo, penso anche a voi è capitato di parlare con i cittadini di altri comuni, tipo Sant'Agata dei Godi, Melizzano, Frasso, i paesi qua intorno, Limatolo. Dice: scusate, ma voi che state combinando la gente? Mentre poi vediamo che alcuni personaggi del nostro territorio, no, quasi quasi non abbiamo fatto niente, non stiamo facendo niente, non... Questo è la... Le cose in campo che stiamo per fare, perché noi logicamente, come dicevo, siamo un'amministrazione tutti insieme. Mi dispiace per i nostri amici consiglieri che sono andati via,
per varie regioni personali, non lo so e non lo voglio sapere. Però vi voglio dire che tutti quanti insieme, compresi loro, abbiamo un'amministrazione del cambiamento. Adesso abbiamo trovato gli altri consiglieri che si sono impegnati con noi e vedo che sono dei ragazzi svegli, dei ragazzi intelligenti e che soprattutto hanno voglia di fare. A noi quello interessa. Noi per le cose da fare abbiamo diverse cose da fare. Quindi abbiamo prima di tutto abbiamo il torrente San Giorgio. Noi questi lavori, cari amici, non è che non le abbiamo fatte, pure ieri sera qualcuno è passata la quella cosa proprio scema, scusate il termine, di dire ma voi i lavori li state facendo sotto l'elezione. Cari amici, noi prima di tutto, come dicevo prima, non abbiamo trovato niente, zero meno di zero. Quindi abbiamo dovuto fare i progetti, lo ripeto di nuovo, progetti. Dopodiché fatto i progetti li abbiamo dovuto far finanziare, perché se non avevamo il nostro bilancio era proprio critico, quindi trovare i finanziamenti. Dopodiché siamo passati alla fase successiva, l'appalto e tutte le varie cose. Di conseguenza poi, non per ultimo, ci siamo trovati di fronte al Covid, che voi sapete bene. Noi per un anno e mezzo siamo stati bloccati, fermi, incessati, che non sapevamo cosa fare. Dopodiché il Covid abbiamo risolto, quindi sono iniziati i lavori e abbiamo fatto tante cose. Noi la viabilità, come dicevo prima, a livello nelle periferie, nelle campagne, strade comunali, interpoderali, abbiamo fatto tutto. Ma adesso stiamo facendo le strade principali e dopo di qui questa fase è finita. La cosa mentre che ci resta da fare e che noi ci teniamo molto a farla al più presto è quella là del torrente San Giorgio. Il torrente San Giorgio, penso che tutti quanti sotto gli occhi di tutti, che nel 2015 cosa è successo. Noi siamo preoccupati e vogliamo accelerare le cose. Il torrente è stato finanziato, quindi dobbiamo fare gli alvei, dobbiamo fare le sponde, dobbiamo fare delle vasche di laminazione, dobbiamo fare delle opere straordinarie per questa comunità. Noi non stiamo fermi, stiamo lavorando tanto. In più stiamo facendo, quindi a breve dovrei iniziare la pavimentazione di questa piazza di 8.000 metri quadrati, che se ne parlava tanto nell'altra amministrazione dei nostri amici, ma in realtà nulla si è fatto. Cioè si era pagati quel pezzo di terra nel centro del paese e loro volevano comprarselo per 8.000 euro, penso che proprio è una cosa irrisoria. Quindi si facevano il minimo 50 anni di causa, quindi non era il caso. E noi abbiamo sbloccato questa questione. Quindi la piazza l'abbiamo fatta, l'abbiamo realizzata, adesso quello che c'è da fare, già finanziato, dobbiamo fare la pavimentazione con le pietre di San Lupo, per intenderci le pietre che stanno a Cerrete Senit alla chiesa di San Martino. Se andate con la piazza antistante vedete quelle stesse pietre, devono venire qua. L'altra cosa, mentre che siamo pure lo stesso agli sgoccioli, la caserma dei carabinieri, che già ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Abbiamo quindi le strade di collegamento tra via del Frasso e via Nazionale, che è stato proprio l'altro giorno, è stato messo, diciamo, tra virgolette, la prima pietra, quindi è stato il tracciato della strada come devo venire. Poi abbiamo ancora la strada di collegamento tra via Nazionale e via Stazione, che è sotto gli occhi di tutti, che già è stata fatta sia i sottoservizi, quindi fognature, elettrificazione, tutte le cose. Adesso c'è bisogno solo di asfaltarla e abbiamo chiuso pure quest'altra partita. Abbiamo in essere anche i marciapiedi e piste ciclabili in via Fossi e via San Nicola e Toro. Cioè loro hanno sfruttato la buona cioè il buon senso, ma soprattutto sì, si sono di queste popolazioni di via Fossi, via Toro e San Nicola, sul fatto che loro dicono che noi non abbiamo fatto i marciapiedi. Ma tutte le cose ci deve dare, dobbiamo avere anche un poco di tempo. Io sfido un'amministrazione negli ultimi 40 anni qua, se in questo periodo di 2 o 3 anni hanno fatto tutte quante queste opere. Se noi non abbiamo il tempo materiale alle ditte per eseguire i lavori, non è colpa nostra. Brava! Sì. Giusto un altro minuto. Qua non ci vedo che purtroppo un po' l'età inizia a vacillare. Poi abbiamo il palazzo comunale che è qua di fronte, che è quasi completato, quindi devono essere eseguiti i lavori. Abbiamo la palestra in via del Frasso e nei pressi della scuola media, il parco gioco per i bambini sempre nel stesso
piazza che stiamo realizzando lì vicino alle scuole medie ed elementari, ufficio postale nella piazza qui antistante, dietro, e poi abbiamo, loro hanno parlato anche di un'area industriale che non decolla, ma quest'area industriale non decolla non per colpa nostra, perché questi signori, voi sapete bene, hanno preso dei lotti, hanno individuato dei lotti prospicienti in prossimità del ruscello Mulino del Ferro. Questo ruscello, voi sapete bene, che non può essere, non possono essere utilizzati quei lotti per la costruzione di un capannone, e quindi abbiamo dovuto elaborare, escogitare altri sistemi affinché possiamo vendere i lotti che lì che restano. E quindi anche qua penso che a breve chiuderemo anche quest'altra partita. Oh, cari amici, queste cose quindi elencate sono state già finanziate. Come dicevo, per causa Covid non ancora le riusciamo a realizzare proprio fisicamente, ma a breve, nel breve e medio periodo, chiuderemo questa partita. Cari amici, io questa sera qui vi chiedo un'altra volta sempre uno sforzo da parte vostra, e vi chiedo anche il calore sempre che, come dicevo prima, che ci avete fatto sentire in questi anni, e soprattutto a me, in una lunga carriera che ho seguito qua presso l'amministrazione comunale. Ci dovete dare un altro poco di fiducia, in modo tale che possiamo continuare in questo nostro slancio di questa comunità, che effettivamente vi possiamo promettere e dire tranquillamente che in pochi anni cambieremo proprio la tipologia, cambieremo proprio questo paese, e sarà un fiore all'occhiello per tutta la Valle dell'Esina, ma soprattutto per tutta la provincia di Benevento. Grazie. Cari amici, buonasera di nuovo. Questa sera vorrei fare un discorso guardandovi un po' negli occhi. Innanzitutto consentitemi di ringraziare chi mi ha preceduto, l'amico Fabio Amore, che ha fatto un ottimo intervento come prima esperienza, e consentitemi di ringraziare anche il veterano Vincenzo Cirvo, che ci ha ricordato un po' tutte le cose che abbiamo realizzato in questi anni. Vi voglio guardare negli occhi, perché credo che sia questo il dato più importante. C'è questo feedback di ritorno che si è creato da sempre tra il sottoscritto e i cittadini e i miei concittadini di Dugenta. Ed è su questo che vorrei concentrare e incentrare la mia riflessione stasera, anche se vi vedo numerosi, ma dovrà essere per forza breve, perché c'è la partita del Napoli che incombe, e quindi non vorrei sottrarre a voi questo momento importante. Ieri sera io ho ascoltato con grande serenità d'animo e anche con grande partecipazione le considerazioni che facevano i ragazzi che si sono candidati frettolosamente nell'altra lista, e devo dire, facevo una considerazione con il mio amico, il vostro amico professore Buono, che probabilmente bisognerebbe, come dire, applicare un poco la pedagogia della politica e della procedura amministrativa prima ancora di affermare alcune cose. Ma evidentemente va così, perché c'è la fretta di chiudere una lista, purché sia, perché una lista vale l'altra, perché in quel momento è incombente la scadenza della presentazione della lista, e soprattutto è incombente il progetto che uno, due o tre persone si sono date per dichiararsi alternativi all'amministrazione uscente. E quindi ieri sera è venuto fuori una situazione un po', complicata per alcuni aspetti, perché se uno la analizza diventa particolarmente preoccupante se dovesse verificarsi la sciagurata ipotesi che questi
potessero, come dire, andare ad amministrare. Qualcuno ha parlato, qualche ragazzo al quale va chiaramente la nostra e la mia amicizia e stima personale, anche per il coraggio e lo sforzo che ci si mette, ci si impegna tutti quanti. Qualcuno ha parlato che abbiamo noi considerato questa comunità una comunità fatta ad uso e consumo dei propri amministratori comunali. Io credo che non ci sia stato mai nella vita democratica del nostro comune un'amministrazione comunale che ha partecipato tutti i giorni a tutti i cittadini di Tugenda tutto quello che accadeva. L'ho fatto io in prima persona, inviando ogni giorno, ogni minuto, tutti i messaggi di tutto quello che accadeva e di tutto quello che abbiamo programmato per il nostro territorio, e soprattutto l'ho fatto tenendo conto di quello che era il nostro programma, che è stato, e lo voglio ricordare, totalmente realizzato. Questo è un momento importante dove noi non possiamo, nella maniera più assoluta come amministrazione comunale, consentire situazioni e commenti diversi. Noi abbiamo fatto della comunicazione e della partecipazione attiva dei cittadini il nostro motivo di amministrare, e per fare questo abbiamo speso tutte le nostre energie. Cari amici, ieri sera ancora da questo palco, anzi da un palchetto che è stato organizzato qui, è stato detto che noi consideriamo la zona Tore, San Nicola, Fossi una zona di serie B. Noi poi lo diremo pure a San Nicola, vi annuncio, andremo credo mercoledì, giovedì, adesso stiamo organizzando. Ma come possiamo noi immaginare che zona Tore, San Nicola e Fossi sia di serie B? Non sono informati. Io personalmente sono sposato con una donna che abita a San Nicola da sempre. Vincenzo Cirvo si è sposato ed è della zona San Nicola. Ci sta Gianmarco che è della zona San Nicola. Ci sta Americo Fusco che è di San Nicola, Tore. Ci sta Iadevaia Giuseppe che si è sposato, una signora di San Nicola, Tore. Voglio dire, se noi non teniamo a cuore le sorti di San Nicola Tore, evidentemente questi si sono distratti e non sapevano cosa dire, e per occupare un po' di spazio hanno buttato giù questa battuta che poteva essere una battuta d'effetto, ma non lo è, perché noi nel merito a San Nicola Tore e Fossi tutto quello che è stato realizzato per merito di questa amministrazione comunale e di quell'amministrazione degli anni 90 che ho avuto il piacere di guidare. Parlo dei fotovoltaici, parlo della rete fognaria, parlo delle strade rurali che abbiamo sistemato all'epoca e che adesso abbiamo ripreso, parlo della sistemazione dell'edificio scolastico, parlo di tante cose che dopo di noi non è stato mai più fatto alcun intervento. Parlo delle strutture sportive presenti a San Nicola, lo ricordava il presidente Cirvo, lo voglio ricordare anche io questa sera. Noi abbiamo ristrutturato totalmente le strutture sportive incontrate a San Nicola, rendendo il campo da calcio agibile, mettendo in sicurezza la terza struttura, realizzando un piazzale grandissimo che era in attesa da almeno 50 anni, abbiamo realizzato un campetto dietro alla chiesa di San Nicola. Insomma, abbiamo fatto un po' di cose per cui veramente non ci meritiamo questa accusa, è un'accusa indegna, ma soprattutto è un'offesa che fanno ai cittadini di San Nicola Tore e Fossi, perché vogliono assolutamente abusare della loro buona fede. Non è così, cari concittadini, non funziona così, non si chiede così il consenso si chiede facendo proposte. Ieri sera non ci sono state proposte, c'è stata semplicemente una lamentazione e c'è stato semplicemente un motivo in più
per dire che Clemente di Cerve è antipatico a qualcuno e si sono riuniti in quel gruppo per manifestare questa antipatia. Bravo. Ai cittadini di Lucente questo non può interessare nella maniera più assoluta, non può interessare. Questo non può interessare né ai cittadini di San Nicola Tore, né può interessare a tutti i cittadini della comunità di Dugente. Ieri sera è stato detto ancora che non abbiamo fatto nulla per quanto riguarda il sociale. Noi siamo tra i comuni della regione Campania più finanziati. Abbiamo avuto 5 anni consecutivi il progetto per la cultura, il POC Cultura, e siamo stati agli onori della cronaca regionale per tutto quello che abbiamo organizzato con l'associazione che abbiamo noi inventato, in sostituzione di qualche altra associazione che pure ci poteva dare una mano, che pure è stata sollecitata e che si è fatta sempre da parte. Abbiamo organizzato delle cose importanti che abbiamo avuto l'onore e il piacere di diventare un ente che ha avuto il privilegio di andare sulla rete regionale e nazionale. Non credo che queste cose siano state fatte prima e siano accadute prima di noi. Questi sono elementi importanti. Oggi Dugente è riconosciuta anche per quello che ha fatto attraverso quell'associazione. E io ringrazio ancora una volta quei ragazzi che insieme a Cosimo Davico si sono impegnati per rendere questa comunità una comunità che andava e che è andata oltre i perimetri comunali. Questo è quello che abbiamo fatto. Abbiamo dato spazio e abbiamo dato anche le strutture a tutte le associazioni che ne hanno fatto richiesta, a tutte le associazioni. E naturalmente le associazioni sono tutte quante uguali. Se tutte sono registrate, se tutte sono riconosciute dalla Regione Campania o dallo Stato nazionale, tutte devono avere lo stesso criterio di valutazione. Noi abbiamo per tutti dato la possibilità di utilizzare le strutture quando ce le hanno chieste, di metterle a disposizione sempre. E avevamo anche immaginato per queste strutture, cose che faremo, di utilizzare qualche struttura qui presso la casa comunale alle vostre spalle, perché è giusto che le associazioni non abbiano l'onere di pagare il fitto. È giusto che l'amministrazione si renda partecipe, parte attiva di queste cose. Ma noi, per la verità, se non ricordo male, l'amministrazione di Scusi aveva collocato questa associazione o altre associazioni nelle stanze del comune qua di fronte. L'amministrazione successiva l'ha cacciata fuori, non noi. Non noi. Noi le vogliamo riportare qui dentro. Oggi noi dobbiamo continuare su questa strada. Dobbiamo continuare sulla strada della partecipazione, della compartecipazione e sulla strada della trasparenza. Nessuna amministrazione, o comunque anche la mia amministrazione, è stata un'amministrazione trasparente, a tal punto che prima che facevamo gli atti già si sapevano all'esterno, e ha provocato pure qualche inciuccio, e ha provocato pure qualche ricorso anonimo, anzi più di un ricorso anonimo. Questo è quello che abbiamo dovuto subire qui per essere troppo trasparenti e per essere troppo capacità a tutti quanti di intervenire e di essere protagonisti. Abbiamo, continuando con le associazioni, abbiamo dato la possibilità anche di derogare da quelli che sono i regolamenti che noi ci siamo dati, per consentire a questa associazione di continuare le proprie attività che tuttora sono in corso. Questo è un momento di democrazia, di partecipazione, o è una decisione dell'amministratore unico? Io credo che questo sia stato il frutto di una consapevolezza che tutti debbono poter esprimersi, e tutti, soprattutto se è legato a un momento anche economico, devono avere la possibilità di lavorare. Noi l'abbiamo fatto. Il forum
Qualcuno ieri sera faceva riferimento al forum. Il forum era diretto dal candidato dell'altra parte, Antonio Scirpo. È andato via, noi l'abbiamo sollecitato più volte a darci una mano, ma non abbiamo avuto nessuna risposta. Questo è il dato reale, altre cose sono cose inventate. Cari amici che mi ascoltate, ieri sera nella esposizione di quello che intende fare il candidato sindaco si è parlato anche di occupazione. Io, ritornando al concetto della pedagogia, voglio ricordare che un'amministrazione comunale, l'ente locale, non ha questa facoltà di organizzare il lavoro. L'amministrazione comunale ha la possibilità, e le ha accolte tutte quante queste possibilità, di raccogliere quelle che sono le proposte che vengono da enti sovracomunali e di svilupparle sul territorio. Ad esempio, abbiamo promosso il servizio civile, dando la possibilità a 50 ragazzi di Dugenta di partecipare a queste attività e dando le possibilità a questi ragazzi, stando qui sul nostro territorio, di seguire un progetto, e questo è servito a loro anche per acquisire un titolo utile per partecipare ai vari concorsi. Per quanto riguarda altro tipo di lavoro, il sottoscritto si è sempre interessato del lavoro altrui a Dugenta. Sapete, ci siamo interessati del lavoro sin dal 1994, quando in quell'occasione il Consiglio Comunale da me presieduto ha stabilizzato i dipendenti della 285, tra questi ci stava anche il candidato sindaco dell'altra parte. Quindi, come vedete, noi siamo sensibili all'occupazione ad Dugenta, lo eravamo e lo siamo e continuiamo ad esserlo. Adesso ci stiamo preoccupando di sbloccare in via definitiva la questione dell'area PIP. L'area PIP, come voi sapete, ha avuto molte vicissitudini. L'ultima è stata quella legata alla vendita dei lotti, bloccata perché non era chiaro come potevamo noi interagire rispetto ai vincoli imposti sul piano nazionale e sul piano locale per quanto riguarda il corso d'acqua che c'è all'interno dell'area PIP. Mi riferisco al vallone del Ferro. Questo elemento ci ha costretto a rinviare di un anno circa, perché dovevamo chiarire bene con i vari enti sovracomunali, e abbiamo fatto riunioni e incontri anche con il candidato sindaco dell'altra, che oggi si presenta dall'altra parte, per tentare di sbloccare la questione. E l'abbiamo sbloccata finalmente. L'abbiamo sbloccata nel senso che dobbiamo arretrarci, dobbiamo vendere solo alcuni lotti, gli altri lotti purtroppo non li potremo utilizzare perché è stato errato il progetto. Questo è il dato reale. Oggi noi venderemo i lotti, li venderemo facendo una selezione accurata, una selezione pubblica, daremo la possibilità a chi si vuole insediare qui a Dugenta di venire. Devono essere aziende serie, come ho detto in qualche altra occasione, devono essere aziende virtuose, devono essere aziende capaci di dare un risultato concreto sul nostro territorio. Questa è la politica del fare, questa è la politica concreta che aspettano i miei concittadini, che aspettate voi da noi. Dopodiché, cari amici, noi questa sera vogliamo fare un accenno ad altre questioni, le questioni che fanno riferimento alla programmazione, al futuro. Vincenzo accennava all'agricoltura, io vorrei accennare invece alle infrastrutture.
D'Ugenta è, come voi sapete, al centro tra la Valle Telesina e la Valle Caudina. Bene, noi immaginiamo, e lo stiamo già facendo, anche attraverso il coinvolgimento del nostro comune con altre sovrastrutture comunali che stanno nascendo, stiamo cercando di immaginare D'Ugenta baricentrica rispetto alle due vallate, realizzando due infrastrutture importanti. Ascoltatemi bene: la infrastruttura ferroviaria, che non dovrà essere solo un'infrastruttura, quelle che stanno realizzando solo per vedere sprecciare l'alta velocità per D'Ugenta, cedendo noi solo porzioni di territorio. D'Ugenta dovrà ospitare sulla propria stazione ferroviaria, sulla linea ferroviaria, anche una metropolitana di superficie, perché questa ci deve consentire di collegarci velocemente con le stazioni più importanti, cioè Afragola e Benevento. E ancora, queste sono le cose concrete, questo è quello che io ho chiesto a nome dell'amministrazione comunale di inserire nel piano nazionale del PNRR. Queste sono le cose, costa questa operazione, costa 35-40 milioni di euro. Questa iniziativa intrapresa dal sindaco di D'Ugenta e dell'amministrazione di D'Ugenta è stata sposata in pieno dagli altri comuni che fanno parte di questo raggruppamento momentaneo di comuni, per chiedere queste cose. Poi ancora abbiamo l'infrastruttura viaria. L'infrastruttura viaria deve essere completata, quella della Fondo Valisclero in direzione della Valle Caudina, che dovrà chiaramente confluire qui a D'Ugenta, e dovrà essere completata l'altra infrastruttura, quella che da Castel Campagnano dovrà venire qua tra D'Ugenta e Melizzana attraversando il Volturno. Questo significa aprire D'Ugenta a tutta l'area del Caiatino e farla di nuovo confluire qui a D'Ugenta, e questo significa per la nostra comunità sviluppo reale. Questo significa per la nostra comunità che i giovani di D'Ugenta non dovranno andare fuori, dovranno stare qua, perché con queste infrastrutture si realizzeranno nuove opportunità di lavoro. Queste sono le cose concrete che possiamo fare. Queste sono le cose concrete che dobbiamo chiedere, queste sono le cose concrete per cui noi dobbiamo fare un ulteriore sforzo, soprattutto con i fondi straordinari che stanno per essere messi a disposizione per quanto riguarda il PNRR, perché se non realizziamo adesso il completamento di queste infrastrutture, tutta l'area della Valle Telesina e Valle Caudina sarà mortificata, tutta l'area della Valle Telesina e Valle Caudina non avrà respiro né economico né sociale. Queste due infrastrutture, che dovranno essere realizzate, come dicevo prima, con il concorso di tutti, dovranno essere sostenute pienamente dalle amministrazioni comunali. Noi ci siamo pronti, anche perché l'idea progettuale è partita dall'amministrazione comunale di D'Ugenta e che è stata sposata in pieno dalle altre amministrazioni comunali. Bravo. E guardate, non è cosa da poco dire ai colleghi sindaci che dobbiamo far stanziare 40 milioni di euro per la realizzazione di questa metropolitana di superficie. Voglio chiarire, la metropolitana di superficie non significa fare un altro binario. Bisogna occupare il binario di quello dell'alta capacità per fare in modo che quando non passano i treni che trasportano le merci, cioè l'alta capacità, devono fare da metropolitana tra una stazione e un'altra. Questa è una cosa importante e strategica. Poi è stata già realizzata un'altra infrastruttura importante, cioè quella della fibra. Noi ad Ugenta adesso abbiamo un cablaggio quasi al 90% su tutto il territorio comunale, cosa che insomma non era facile ottenere, adesso è operativo. Quindi si può lavorare qui
come si potrà lavorare a Milano, a Roma, tranquillamente. Con queste tre infrastrutture anche le aziende che vogliono venire qua possono venire tranquillamente, perché non avranno alcuna difficoltà né nei collegamenti informatici, né nei collegamenti viari, né in quelli ferroviari. Ditemi voi, noi che cosa l'altro dovevamo programmare per lo sviluppo di Tugenda? Queste sono le cose importanti e strategiche per il nostro territorio. Queste sono le cose che vanno adesso affrontate da subito, perché questo è il nostro futuro. Bravo! Poi ci torneremo su questi, su questo argomento. Le altre cose che ieri sera sono state dette, insomma, si è parlato in maniera un po' anche arrampicandosi sugli specchi, di non ho capito bene, si faceva riferimento a vetri, che una ditta di Tugenda non era stata chiamata, insomma un po' articolato, confuso, come sempre il soggetto gli capita. In realtà invece io poi mi sono informato, anche perché io non seguo da direttamente queste vicende. Questa mattina mi hanno informato che quella ditta che è stata citata ieri sera, che io saluto con amicizia e con affetto, ha curato tutta la questione che riguardava la scuola media in occasione della ristrutturazione. Tutti i vetri sono stati forniti da quella ditta citata ieri sera dal signor candidato dell'altra lista, quindi ha detto una cosa che non è vera. Noi l'abbiamo citato 5 anni fa a Santa Maria in Pesola, lo citiamo ancora oggi augurandogli che possa rimanere ad Tugenda quella ditta e possa progredire anche con il contributo dei lavori che possono fare le amministrazioni comunali. Però va chiarito una cosa, ieri sera è stata detta una cosa molto grave. Noi non possiamo, noi come amministrazione comunale, non possiamo indicare, sollecitare gli uffici nella maniera più assoluta, è vietata dalla legge. Noi possiamo solo esprimere l'indirizzo politico. Tutte le altre cose, le procedure di gara, le gare, devono essere fatte dagli uffici competenti. Noi non c'entriamo assolutamente niente, nella maniera più assoluta. Non sono riuscito a farlo capire a qualcuno che oggi è candidato dall'altra parte e che si ostina a dire cose che non stanno né in cielo né in terra. È una cosa allucinante. Ancora oggi si sostiene che l'amministrazione comunale, cioè la parte politica, quella che è stata indicata dal popolo ad amministrare un comune, possa dare indicazioni. Non è così, è vietata dalla legge, ma non da adesso, da molti anni. Noi non possiamo indicare niente, ci sono le procedure, bisogna seguire le procedure. Tutto quello che è al di fuori delle procedure si chiama abuso d'ufficio o concussione, e noi siamo allergici a queste cose. Siamo allergici a queste cose, non vogliamo né concussione né abuso d'ufficio. Quindi quel signore si deve mettere l'anima in pace. Noi le ditte di Tugenda le sollecitiamo tutti i giorni a partecipare alle attività che mette in essere l'ufficio, che mettono in essere gli uffici, perché anche l'ufficio urbanistico, che è responsabile come quello dei lavori pubblici, ha messo in atto delle procedure e certamente non ha potuto dire non ti preoccupare, me la vedo io, almeno questo è pacifico. Ha dovuto seguire delle procedure, e le procedure si seguono in un certo modo, e se uno ha i titoli può partecipare, se non tiene i titoli non può partecipare, non c'è amicizia che tenga. Questo è quello che è accaduto a Tugenda, ed è accaduto esattamente quello che prevede la legge. Abbiamo fatto le procedure e le procedure hanno assegnato, attraverso delle commissioni segrete, il lavoro a chi ha presentato la pratica nel modo giusto
e ha presentato l'offerta migliore ed è stato aggiudicato il lavoro. Questo per le opere grosse. Per le opere minime, anche lì bisogna seguire la procedura, se i documenti non sono tutti quanti a posto, purtroppo non si può partecipare. È proprio il sistema che non ti consente di partecipare. Ma noi ci auguriamo sempre che si possa, come dire, dare una mano a tutti quanti per farli lavorare in serenità nella nostra comunità. Ci vogliamo anche inventare, lo dicevo prima con i candidati consiglieri insieme a me, ci vogliamo anche inventare un sistema come dare indicazioni utili per fare in modo che quando si arriva all'avviso pubblico anche le aziende che stanno qui sul territorio, evidentemente non solo quelle di Dugenta, possono partecipare con tranquillità perché tengono i documenti a posto. Perché a noi dispiace molto quando vediamo che vengono altre aziende e quelle di Dugenta non possono partecipare. Non possono partecipare perché evidentemente non c'è la documentazione giusta in quel momento, ma sono tutte aziende che noi le teniamo nel cuore perché noi ci teniamo allo sviluppo, ci teniamo all'economia del nostro territorio, ci teniamo che lavorino con noi, che restino a Dugenta e ci teniamo anche, e ci fa piacere anche, che alle aziende che vengono da fuori possano attingere sul piano locale con procedure regolari, anche con attingendo al lavoro delle aziende del posto, come peraltro è accaduto, come voi potete tutti quanti ben notare. Certo, se uno può partecipare direttamente è certo che va meglio, ci mancherebbe, ma questo è il dato. D'altra parte non è che è accaduto diversamente pure prima. Per quanto riguarda i tecnici, premessa che non è il sindaco che nomina i tecnici, vi sembrerà strano, il sindaco non nomina i tecnici, no, il sindaco, la giunta, dà solo l'indirizzo politico, dopodiché le procedure per la nomina del tecnico spetta all'ufficio tecnico. E mi risulta, e questa è la verità, questa, come io dicevo la volta scorsa, è la verità vera, perché quelli non lo sanno, insomma, un sindaco tra l'incarico non dà nessun incarico, il sindaco deve dare semplicemente l'indirizzo politico, deve approvare il progetto, deve individuare il RUP, il responsabile unico del procedimento, e poi quest'ultimo soggetto incaricato fa le procedure per l'affidamento dell'incarico. Se è una procedura al di sotto di un certo importo, la può fare direttamente. Se è al di sopra, deve fare una gara, anche in quel caso. Non si scappa da questa cosa. Per quanto riguarda le procedure dove il RUP ha potuto procedere direttamente, mi risulta, leggendo dagli atti, che tutti, badate bene, una novità in assoluto rispetto a quello che hanno detto ieri, sì, tutti i tecnici di Dugenta hanno ricevuto gli incarichi in questi ultimi 5 anni. Quindi non è vero che i tecnici di Dugenta non lavorano. Non è assolutamente vero. È una pura e grande bugia. Tutti i tecnici del comune che gravitano nel comune di Dugenta, che hanno una residenza a Dugenta, hanno avuto o direzione lavori o collaudo o responsabile della sicurezza, tutti sono stati impegnati, leggendo gli atti, io, la giunta e l'amministrazione comunale, hanno avuto tutti quanti su questi lavori l'incarico seguendo le procedure in maniera reale e corretta. Quindi questo è un dato importante che andava chiarito, perché ho visto che ieri sera anche su questo si faceva mistificazione, ma è frutto di una, come dire, di una mancata riflessione, un mancato studio complessivo su tutte le procedure. Ieri sera il nostro concittadino assessore Di Caprio, ex assessore Di Caprio, faceva riferimento all'edificio scuola media. Io ho detto esattamente quello che ha detto l'ex assessore Di Caprio, che ha governato per 10 anni. Ho detto esattamente che quel finanziamento lo abbiamo dovuto recuperare con i capelli perché lo stavamo perdendo.
quel finanziamento era già disponibile nel 2014 ed era già disponibile forse anche prima, poi nel 2015 è stato recuperato e poi non si sa per quale motivo si era bruciato qualcosa. Mi ricordo che all'epoca si faceva questa, girava questa leggenda, quindi questa procedura non era stata portata avanti. Noi l'abbiamo dovuto riprendere, abbiamo dovuto recuperare, perché sennò rischiavamo di perdere quel finanziamento. E voglio avvertire, se non ce ne fosse accorto l'amico Di Caprio, che quel progetto che loro tenevano l'abbiamo totalmente rivisitato. Non era quello il progetto che avevano presentato, noi lo abbiamo totalmente rivisitato, e siccome non erano sufficienti i fondi abbiamo dovuto integrare altri fondi per sistemare il campetto annesso alla struttura scolastica. Questa è la verità vera, non ci sono altre verità. Si era distratto un attimo, mi piaceva qui assieme a voi chiarire la circostanza. Da quel momento in poi quell'edificio, così come noi lo abbiamo riprogettato, prevedendo l'eliminazione della scala, come poi si è verificato, spostando la scala su di un lato, sistemando, facendo tutte le altre interventi di miglioramento sismico, sistemando sotto, intervenendo anche con altre somme che abbiamo individuato attraverso il Ministero degli Interni, oggi abbiamo un edificio che ci invidiano molte scuole. L'altro giorno è venuta la dirigente scolastica e si è complimentato con me e con gli insegnanti per quell'edificio, che è molto funzionale, molto bello, capace oggi anche di accogliere circa 400 persone nell'atrio che abbiamo ricavato eliminando la scala, quella centrale, voi la ricorderete. Quindi noi abbiamo fatto le cose concrete, quelle là che andavano fatte per la nostra comunità, quelle là che andavano fatte per rendere questa comunità più o meno una comunità normale. Per quanto riguarda la normalità, certamente rientrava anche la questione delle strade. Noi abbiamo fatto lunghe riunioni, non è vero che abbiamo fatto una sola riunione. Ieri sera Pasquale, cioè il mio compare, volete sapere che noi siamo compari a Pasquale, sì, indicava con l'indice, da lontano immaginava che fosse il medio, invece poi mi hanno avvertito noi l'indice, mi hanno avvertito che fosse che è l'indice, e diceva Clemente, Clemente inveiva contro di me. Io per la verità ricordo di Pasquale momenti affettuosi, appunto perché siamo compari, e altri momenti dove scalpitava intorno al tavolo perché aveva fretta di andare via. Questa è l'immagine che tengo io, ma credo che sia l'immagine che poco a poco tenevano tutti gli altri, perché a Pasquale interessava che si concretizzasse la situazione. Noi dovevamo programmare, per programmare ci vuole tempo, e poi a seguito di questa programmazione abbiamo avuto questi risultati. Ma vi posso assicurare, ha partecipato, come possono testimoniare tutti i miei colleghi che mi hanno assistito in questa bella esperienza, ha partecipato a molte riunioni. Non solo, è entrato, ha fatto professione di fede solenne, è andato via dicendo che io ero tutto il male possibile, è ritornato dicendo che io ero l'unico che poteva affrontare la questione della pandemia ed era l'unico capace di dirigere questo comune. Non lo dico io, l'ho letto andando sul resoconto della stampa, ma non solo. Oggi pomeriggio mi sono un attimo dedicato a questa cosa. Oggi pomeriggio ho visto pure un po' tutti i messaggi WhatsApp, cioè non è che li seguo molto. E insomma ci riempiva di complimenti nel 2020, non nel 2001. Nel 2020 concordava con noi tutta l'azione che dovevamo fare, portare avanti. Evidentemente è stato folgorato sulla via di Cantalupi e quindi ha cambiato di nuovo idea, ma ci vuole pazienza. Tutti quanti conosciamo Pasquale, tutti quanti conosciamo Fabio Di Caprio, che è stato qua ad amministrare la nostra comunità per ben 10 anni, tutti quanti sappiamo l'eredità che noi abbiamo avuto in dote.
tutti quanti sappiamo che cosa abbiamo dovuto fare in questi 5 anni per, insomma, creare le condizioni per andare avanti in maniera serena. E badate bene, non lo dico perché voglio criticare chi mi ha preceduto, lo dico perché è un dato oggettivo. Noi non stiamo parlando per cose fantasiose, io sto dicendo dati oggettivi. Probabilmente in una situazione particolare poteva capitare anche a noi. A me è capitato di dover sanare alcune cose che abbiamo fatto con piacere, perché Tugenda meritava di avere due cose: grandi progetti che abbiamo avuto e i conti a posto che abbiamo ottenuto. Queste sono due cose importanti per la nostra comunità. Io concludo solo per dire, poi ne parliamo nei giorni prossimi, si è parlato anche dei concorsi. A Tugenda non si facevano concorsi dal 1974. Avevamo una pianta organica ormai deficitaria, asfittica, e avevamo l'esigenza di un turnover importante. Abbiamo fatto le procedure, sono durate 2 anni. Queste procedure si sono concluse un po' di giorni fa, perché abbiamo prima dovuto fare la mobilità, eccetera. Oggi noi siamo nelle condizioni, come avete potuto leggere, anche tra poco sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, di fare un concorso per 4 posti a Tugenda, uno dell'area vigilanza economica, amministrativa, e insomma sono questi 4 e poi ce ne sarà ancora un altro. Questo concorso è libero. Possono partecipare tutti i cittadini d'Europa, ma noi lo abbiamo fatto soprattutto per dare una possibilità ai tugendesi di partecipare a questo concorso. Questo è quello che abbiamo fatto e lo rifaremmo sempre, perché noi dobbiamo dare la possibilità appunto per il lavoro soprattutto ai tugendesi. Quindi partecipate, non c'è limite di età, partecipate, a noi fa molto piacere se tanti tugendesi si mettono alla prova per venire a lavorare presso il proprio comune. Buonasera, l'appuntamento è per giovedì o mercoledì.